Se iniziassi oggi il mio percorso di crescita seduttiva, personale, mentale, su cosa mi concentrerei? Quale sarebbe la prima cosa su cui lavorare? Allora, oggi in questo video ti condivido con te qual è secondo me quello che io farei oggi per iniziare a migliorare con le donne. Non è necessariamente quello che ho fatto, anzi, non è quello che ho fatto. Grosso modo, per un semplice motivo, perché io ho fatto questo percorso che è iniziato praticamente nel fine 2006 con il click, tutto 2007 e poi quasi tutto il 2008 con la maggior parte del lavoro pratico nel 2008. Ora, quello che io ho fatto è stato concentrarmi, vabbè, prima di tutto imparare l'inglese perché in Italia non c'era assolutamente niente, quindi ho dovuto letteralmente imparare bene l'inglese, non così, quindi ho dovuto viaggiare, sono dovuto andare all'estero per imparare l'inglese, per poter poi lavorare, per poter poi imparare dai migliori al mondo che erano tutti nel triangolo anglosassone, quindi Stati Uniti, Inghilterra e Australia. Allora, una volta che ho avuto gli strumenti per poter studiare, ovviamente all'epoca c'erano due filosofie, c'era quella dell'outer game e quella dell'inner game. L'outer game vuol dire l'aspetto tecnico e l'inner game è tutto quello che è interno. Ora, questa distinzione oggi come oggi è abbastanza inutile, ma soprattutto non funzionale. Perché? Perché in realtà outer game rientra l'aspetto tecnico, ma in realtà tutto quello che fai e non è necessariamente un aspetto tecnico, e nell'inner game è troppo ampio. Oggi come oggi lo sviluppo del lavoro mentale si è così raffinato negli ultimi 10 anni che parlare di inner game in maniera generica è alquanto inutile. Cioè, stai parlando di riprogrammazione mentale, stai parlando di lavoro sulle credenze, stai parlando di un lavoro sulle abitudini, stai parlando su un lavoro su come interpreti la realtà. Seppur si intersecano questi lavori, sono in realtà molto distinti. Ed è ovvio che in un primo periodo, in un primo momento, queste distinzioni venivano abbastanza perse, no? E quindi si parlava di inner game, quindi si lavorava su tutto e si faceva un gran minestrone. E la stessa cosa era per l'outer game, c'erano tecniche per ogni singola cosa, ma le tecniche poi si mischiavano con le tattiche, che poi si mischiavano con le strategie. E quello che mancava in realtà era quello che c'era sotto, sia l'inner game che l'outer game, ossia tutto il discorso ancestrale, tutto il discorso di magnetismo animale, ossia tutto il discorso di energia maschile ed energia femminile, se stai parlando di donne, dal punto di vista delle donne oppure nei confronti delle donne. Quindi all'epoca, all'inizio, ti concentravi su tutto, non c'era una singola cosa su cui tu ti potevi concentrare. Perché? Perché una volta che entravi nel magico mondo della seduzione, che in realtà non era il mondo della seduzione, ma era il mondo del rimorchio, infatti si chiamavano pick-up artist, PUA, pick-up artist, cioè artisti del rimorchio, pick-up vuol dire rimorchiare. Tant'è che è usato anche come rimorchio, tipo il rimorchio che tu porti. E allora cosa succedeva? Succedeva che c'era un gran casino, ci si buttava a capofitto, ma ci si perdeva anche nel viaggio. Io ho avuto la fortuna poi a un certo punto di trovare un mentore che mi ha focalizzato sulla pratica, sul mettere in pratica con feedback continui, diretti, e là ho fatto il salto di qualità passando da 0 ragazzi a 5 ragazzi in 6 giorni al primo appuntamento. Ma qual è invece oggi? Cioè, cosa si dovrebbe fare oggi? Se io iniziassi oggi, su cosa mi concentrerei? Beh, allora sarebbe prima di tutto difficile, nel senso che io mi dovrei convincere, dovrebbe esserci qualcuno che mi convincesse che l'aspetto tecnico non è così essenziale, perché io sono portato, sarei portato, ero portato e sarei portato a concentrarmi sull'aspetto tecnico, su questa cosa, da ignorante sto dicendo, non che oggi è il contrario, ma da ignorante mi concentrerei sull'aspetto tecnico e là nascerebbe il primo grande errore, il più importante, cioè se ti concentri sull'aspetto tecnico, automaticamente hai preso la strada più lunga e più corta, hai preso una scorciatoia che
ti fa arrivare, è come tu immagina che il tuo percorso di seduzione sia fatta da 5 tappe. Quindi è un giro a 5 tappe. Quindi il tuo obiettivo non è arrivare alla tappa 1, il tuo obiettivo è chi vince il Giro d'Italia, chi vince il Tour de France, vince chi arriva, fa tutto il giro nel minor tempo possibile, non chi arriva a metà giro nel minor tempo possibile, non chi arriva alla prima tappa per primo, ma chi arriva alla fine e sommando i tempi è arrivato prima degli altri. E il problema tecnico qual è? È che il problema tecnico ti fa vincere la tappa, la singola tappa. Quindi immagina che sono 5 tappe, con la tecnica tu vinci la prima tappa e perdi la seconda, la terza, la quarta e la quinta di brutto. Questo succede con le tecniche. Quindi la prima cosa che dovrei autoconvincermi è nel non seguire subito le tecniche, di non concentrarmi sulle tecniche, nel non buttarmi su cosa dire quando lei fa questo, cosa dire quando lei fa questo, come raccontare questa storia, che cosa dire esattamente, fammi un esempio così lo posso copiare e via dicendo. Questa sarebbe la prima cosa su cui che dovrei combattere, quindi no tecniche. La seconda cosa che non dovrei fare è buttarmi su tutto e quindi iniziare a studiare tutto. Mi ricordo che nel primo periodo non solo studiavo la parte di seduzione, di rimorchio, la parte di crescita personale, la PNL, ma c'era addirittura la calligrafia. La calligrafia, spiegami perché la calligrafia, perché magari qualcuno si era inventato una routine dove leggeva la calligrafia di una ragazza. Va bene, ma sì, se ti piace la calligrafia, ma non che uno debba imparare la calligrafia per poter usare la tecnica della lettura della calligrafia. E così per esempio negli anni io stesso sono un appassionato di varie cose, quindi quando ho sempre paura di fare l'esempio durante i corsi, perché poi i più ignoranti, i meno consapevoli più che ignoranti, ignoranti nel senso che ignora come stanno le cose, no, non è un'offesa, ma comunque i meno consapevoli non fanno altro che copiare quello. Quindi io dico: a me piace l'astrologia e si mettono a parlare di astrologia. A me piace parlare di sport di resistenza e loro si mettono a parlare di sport di resistenza anche se non sanno manco che cos'è uno sport di resistenza. Io parlo di ipnosi e loro si mettono a parlare di ipnosi. Questo è l'allievo inconsapevole che copia. E che capita a tutti, per carità. Ma è un problema, soprattutto quando lo fai all'inizio. Perché? Il problema è che facendo così tu dai il potere all'esempio e quindi inizi a pensare che se vanno bene le cose, inizi a pensare che vanno bene perché tu stai parlando di astrologia, no, oppure che vanno bene perché tu stai facendo quello che ti ha detto parola per parola l'esempio che ti ha detto Fabio S, no. Ed è un problema, perché più vai avanti e o non ottieni i risultati e ti deprimi e quindi poi esci dal gioco del miglioramento e è fatta, una volta che esci ogni volta a rientrare è più difficile. Oppure dall'altra parte hai risultati e non è tanto meglio, perché inizi ad abbinare i risultati a quello che stai dicendo preciso, all'esempio, o addirittura al copiare parola per parola l'esempio di Fabio S o del cretino, dell'esperto del Pimocchio Vare. Quindi queste due cose assolutamente da non fare. Allora, quale sarebbe la prima cosa da fare? Beh, la prima cosa da fare è chiedere aiuto. Io chiederei aiuto direttamente a una persona. E quindi prima di fare questo mi farei un'idea, andrei dove stai tu probabilmente, anzi sicuro dove starei tu, tu stai su YouTube in questo momento, questo è sicuro, e andrei su YouTube e mi farei una bella carrellata di tutti gli esperti del Pimocchio, deficienti del Pimocchio, i geni del Pimocchio, non Pimocchio, zio Pimocchio, mente, programmazione, tutto. Ma non per imparare, perché non si impara un cacchio facendo così, non si impara niente, te lo ripeto, tu in questo momento non stai imparando niente, tranne se questo non fa parte di un tuo percorso in cui tu sei già avanti, tu adesso non stai imparando niente, ti stai semplicemente dando la possibilità di fare click, tutto qui, tanto te lo dico perché cioè, se pensi che diventi bravo su YouTube, c'hai problemi più seri di imparare a migliorare con le ragazze. Allora cosa? Ti fai un'idea, mi farei un'idea di quello che c'è e poi sceglierei una persona che mi possa aiutare, che io credo che mi possa aiutare. Non lo so davvero perché sono inconsapevole su quella cosa, non ho la conoscenza
applicata su quella cosa, figurati, no? Magari non è che la conoscenza teorica, figurati quella applicata. Quindi vai a istinto, c'è chi l'istinto per l'istinto, quando dico istinto usa l'intuito, c'è chi usa l'empatia, c'è chi usa la ragione, valgono tutte. O chi le sensazioni fisiche, guarda un video, prova una sensazione fisica e dice sì, no, ma non bene tutto, non me ne frega quello che usi. Gli strumenti sono quelli dalla notte dei tempi, quindi non è che cambiano. C'è chi usa l'intuito, chi le emozioni, chi le sensazioni e chi la ragione. Vanno tutti bene, ognuno ha il suo strumento, usa il tuo strumento. Ma a quel punto sceglierei chi e a quel punto gli chiederei direttamente aiuto. Perché? Perché la tendenza sarebbe quella di seguire tutto, leggere tutto, guardare tutto di lui, ma lui o lei, ma ci si mette troppo tempo. Se riniziassi oggi, a quest'età o anche solo a 30 anni, non vorrei perdere mesi o anni a seguire qualcuno per migliorare. Io voglio migliorare nell'arco il più velocemente possibile. Voglio arrivare ai miei salti quantici, cioè ai momenti in cui fai tac 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 e vai e migliori il più velocemente possibile. Quindi gli chiederei aiuto diretto e quindi coaching, se c'è il coaching, la possibilità di fare coaching o un corso dal vivo o entrambe le cose e via dicendo. Oppure comunque lo sentirei direttamente. Questa è la cosa che io farei se iniziassi oggi. Leggerei meno manuali di 10 anni fa, mi perderei molto meno nel studiare tutto. E quindi se tu stai guardando questo ma nel frattempo c'hai sul Kindle 5 ebook di PNL, 2 di crescita personale, 1 di libertà finanziaria, 3 di riprogrammazione mentale, 2 diari di esperti del Pimocchio che ti raccontano come sono diventati strafighi, la biografia di Andre Agassi, i pensieri di Marco Aurelio, c'hai un grosso problema. Non vai da nessuna parte, letteralmente tu non andrai da nessuna parte. Sei in sovraccarico, la tua mente, siccome non è consapevole, cioè che vuol dire sta imparando, ma è tutta conoscenza teorica. La conoscenza teorica, l'inconscio, non lo blocca. Fino a quando non diventa pratica, non la trattiene. O hai qualche qualche cosa mentale che ti fa ricordare tutto, ma è un problema. O se sei una persona che non ha problemi qua dentro sull'apprendimento, sai che fai? Arrivano, li leggi, li capisci, li e poi li archivi. E dopo un po' li elimini proprio, perché è così che funziona l'inconscio. Prende tutto, ok? Se non serve subito, archivia. Se non serve dopo un po', elimina proprio. Che vuol dire? Vuol dire che dopo 2 anni che tu hai letto 10 libri di PNL, tu non sai niente di PNL. Niente, è scomparsa. Non è che se non l'hai applicata, se non l'hai messa in moto, non sa. Se non hai visto quello che io penso della PNL e della seduzione, vatti a cercare nel canale i video che parlano di PNL o di riprogrammazione mentale, li trovi nel canale, dentro la playlist controllo mentale. Ma la cosa essenziale che ti voglio trasmettere è che le cose, la conoscenza teorica è una cosa, la conoscenza pratica è un'altra, ed è lì che inizia a parlare di consapevolezza. E quando sei all'inizio tu non hai la consapevolezza, cioè non hai conoscenza pratica. Puoi accumulare solo, da solo puoi solo accumulare conoscenza teorica e con quello ci fai davvero poco. Allora ti devi far aiutare da una persona. Per capire qual è quella persona devi utilizzare il tuo strumento distinto, il tuo sesto senso. Qual è il tuo sesto senso? Rientra in queste categorie. O è le sensazioni. Fai qualcosa, è una sensazione fisica positiva, negativa, e sai che quella è fa per te o non fa per te. O un'emozione, guardi per esempio il video, è un'emozione positiva, oppure un'emozione negativa. Per esempio può capitare, io ho alcuni mentori che quando ascolto i file, anche dopo più di 10 anni, mi viene voglia di fare, cioè che ne so, ascolto questa persona parlare di marketing e mi viene voglia di fare marketing, parla di seduzione e mi viene voglia di approcciare la prima ragazza che vedo per strada, perché mi porta quell'emozione. E ci sono altri invece che magari mi piace a livello teorico, concettuale, magari che siamo affini anche come approccio teorico alla materia, eppure lo ascolto o mi fa incazzare o mi dà brutte emozioni. Ecco, segui le emozioni. Terzo sistema è la ragione, quindi la logica.
Sei una persona molto logica, segui la logica e dici: ah, questo qua c'ha 20 anni, che cazzo mi vuole insegnare a me che io ce n'ho 40? Oppure: oh, Fabio c'ha 40 anni, quindi mi puoi insegnare perché ce n'ho anch'io 40, 35, 30 o 50 e via dicendo. Oppure: no, questo mi sembra un cretino perché fa XYZ e allora no. Oppure: mi sembra in gamba perché fa ABC e quindi. Ultimo strumento è l'intuito, che è qualcosa che chi ce l'ha, chi non ce l'ha, non ce l'ha. Cioè, intuitivamente è una ragione che funziona tipo come se guardasse la foresta anziché guardare gli alberi, quindi dura di meno sicuramente, è più una fotografia del quadro generale rispetto ai dettagli. Quindi a seconda del tuo strumento, utilizzalo. Non ti fa fregare, non ti fa fregare da quello che pensano. Allora, in generale, io ho scoperto che raramente chi mi può aiutare è il più famoso in un ambito, ma questo è un fatto mio personale. Non è che te lo consiglio, non è che dico: oh, se uno è famoso, mandalo a cagare perché non serve a niente. Non è così. Per me lo è quasi sempre. Cioè, è difficile che io dica: ok, il mio mentore è quella persona e quella persona è il più famoso nel suo ambito. Perché? Perché di solito per me chi è famoso vuol dire che ha trovato sì la chiave, ma quale chiave? Non la chiave del risultato, ma ha trovato la chiave della massa. Siccome la massa è ignorante, di solito ha trovato un qualcosa che bene o male ti solleva dalle responsabilità, ti fa sentire non troppo in colpa per non fare un cazzo della tua vita, ti accarezza, non ti dà risultati, però ti fa stare meglio con te stesso per qualche ora, qualche giorno, qualche settimana. E non è quello che voglio io. Io voglio il risultato reale a medio e a lungo termine. Voglio sentirmi meglio, voglio sapere di stare crescendo in quella cosa. Poi non è detto che chi seguo io, di solito è capitato che poi è diventato magari il leader di quel settore. Quindi detto questo è quello che io farei per iniziare, se dovessi iniziare oggi a migliorare, non l'outer game, non l'inner game, ma trovare una persona e seguire quella persona. È la parte più importante della crescita, che sia seduttiva, personale, finanziaria, a qualunque livello, è il metodo. L'unico caso in cui ti dico che è un po' più difficile è quando tu sei molto giovane o magari non hai soldi per poterlo fare. In quel caso ti consiglio comunque di contattare questa figura, perché puoi sempre trovare un altro modo di essere aiutato. Quindi magari puoi aiutare questa persona nel lavoro, oppure potete fare il vecchio baratto, che ne so. Mi è capitato in passato di fare dei veri e propri baratti con alcune figure, soprattutto qua, estere, e hanno funzionato. Quindi non metterti il limite, cioè il punto è agisci, cioè fino a quando non fai niente non succede niente. Bene, se ti è piaciuto questo video clicca qui sotto, se vuoi essere aiutato da me direttamente vai, scrivi a info@semplicemente-trazione.it o vai in descrizione e vedi quello che c'è, insomma in descrizione trovi un po' tutto, e iscriviti al canale se non l'hai fatto e noi ci vediamo al prossimo video.